Cari genitori, voi portate al battesimo i vostri figli. E questo è il primo passo per quel compito che voi avete, il compito della trasmissione della fede. Ma noi abbiamo bisogno dello Spirito Santo per trasmettere la fede. Da soli non possiamo. Poter trasmettere la fede è una grazia dello Spirito Santo, la possibilità di trasmetterla. E per questo voi portate qui i vostri figli, perché ricevano lo Spirito Santo, ricevano la Trinità. Padre, il Figlio e lo Spirito Santo che abiterà i loro cuori. Ma io vorrei dirvi una cosa soltanto, che tocca a voi. La trasmissione della fede soltanto può farsi in dialetto. Nel dialetto della famiglia, nel dialetto di papà e mamma, di nonno e nonna. Poi verranno i catechisti a sviluppare questa prima trasmissione. Con idee, con spiegazioni, ma non dimenticatevi questo. Si fa in dialetto, e se manca il dialetto, se a casa non si parla fra i genitori quella lingua dell'amore, la trasmissione non è tanto facile, non si potrà fare. Non dimenticatevi, il vostro compito è trasmettere la fede, ma farla col dialetto dell'amore, della casa vostra, della famiglia. Anche loro hanno il proprio dialetto, che ci fa bene sentirlo. Adesso tutti stanno zitti, ma è sufficiente che uno dia il tono e poi l'orchestra segue. Il dialetto dei bambini. E Gesù ci consiglia di essere come loro, di parlare come loro. Noi non dobbiamo dimenticare questa lingua dei bambini, questa lingua che parlano come possono, ma è la lingua che piace tanto Gesù. E nelle vostre preghiere siate semplici come loro. Dite a Gesù quello che viene nel vostro cuore come dicono loro. Oggi lo diranno col pianto, ma sì, come i bambini. Il dialetto dei genitori, che è l'amore per trasmettere la fede. Il dialetto dei bambini, che va ricevuto dai genitori per crescere nella fede. Continueremo adesso alla cerimonia, e se loro incominciano a fare il concerto è perché non sono comodi, o hanno troppo caldo, o non si sentono adagio, o hanno fame. Se hanno fame, allattateli. Senza paura, dateli da mangiare, che anche questo è un linguaggio di amore.